Buenos días a todos. Les pedimos si pueden encender las cámaras por estos primeros minutos. Muy bien. Bueno, les damos las gracias por participar de esta clase abierta de horticultura que va a estar a cargo del doctor Stefano Benvenuto, que es un profesor titular de la Universidad de los Estudios de Pisa. El doctor Benvenuto se ha graduado con honores en 1986 en la Universidad del Estudio de Pisa, con la cual tenemos varias décadas de vínculos, ya sea por formación de posgrado de las dos docentes que estamos a cargo de la cátedra, como por convenios desde el año 99-2000. El doctor Benvenuto es docente en Agronomía y Ciencias del Suelo y en Horticultura y Floricultura. Es autor de 150 publicaciones, más de 150 publicaciones en revistas científicas sobre ecología vegetal, manejo de malezas, biodiversidad, restauración ambiental, urbanismo, mejora del paisaje. Desde el año 2014 es profesor, primero fue profesor asociado en agronomía y sistemas de cultivos herbáceos y hortiflorícolas, y actualmente es profesor titular en su grupo disciplinario. Y sus principales temas de investigación son la ecología, dinámica y manejo de malezas, biodiversidad vegetal y ecosistemas, entorno verde y urbano, cubiertas verdes y jardines verticales, cultivos y nuevos alimentos y ecología de semillas. Bueno, le vamos a invitar a la decana de la Facultad de Agronomía que le dé la bienvenida a nuestro invitado. Bueno, buen día. Realmente te agradezco mucho, Ana, esta invitación. Les damos la bienvenida a todos a la Facultad de Agronomía. Tenemos estudiantes y tenemos también otros participantes que son de la región, y realmente la presencia del doctor Benvenuti así lo amerita. Cada vez que ha venido, que nos ha visitado en el 2014, en el 2017, ha reunido realmente una amplia concurrencia, y seguramente también en esta oportunidad, con nuestros nuevos medios de comunicación que estamos teniendo, y que la verdad que en el medio de toda esta pandemia, con todas las desgracias que ha traído en todo el mundo, creo que hay algo que va a quedar y que nos ha acercado, que son estos vínculos virtuales que están acortando las distancias. Entonces, en el medio de toda esta desgracia, creo que hay que también tener una mirada que la comunicación entre las personas a través de estos medios virtuales se ha fluidificado y nos permiten tener, por ejemplo, en el día de hoy la presencia de Stefano Benvenuti, pero eso no va a ser comparable como cuando pueda venir Stefano nuevamente a poder dar una charla a la presencialidad, porque nada se compara con la presencialidad, con el vínculo entre las personas. Pero mientras tanto, esto va a permitir fluidificar trabajos conjuntos, actividades en conjunto, y la verdad que quiero destacar que nuestra universidad, en general, en particular nuestra facultad, y mucho más en particular la Cátedra de Horticultura, ha mantenido desde hace muchos años convenios con la Universidad de Pisa. Esto ha dado sus frutos, no solamente la formación de posgrado de docentes de nuestra casa, sino también la interacción y trabajos en conjunto, a través de convenios internacionales, no solamente con la Universidad de Pisa, sino con universidades de otros países, como Colombia, México, con universidades propias de nuestro país, y estos vínculos internacionales siempre permiten ampliar esas fronteras y tener una mirada internacional. Y realmente, en este caso, ahora, en las últimas vinculaciones que fueron a través de la Secretaría de Políticas Universitarias, a través del programa de Redes 9, nos permitió con Stefano tener un mayor vínculo, y también tenerlo presente, como les decía en un principio, en el 2014 y en el 2017, que recuerdo que estuvo visitando hasta la chacra experimental de la facultad, que estuvo recorriendo en la chacra experimental las instalaciones en el marco de una jornada de campo que se hizo en el mes de noviembre de 2017. Como les decía, estos vínculos, deseo que hoy se fortalezcan. Stefano, deseo poder continuar, y ojalá a través de la Cátedra de Horticultura y otras asignaturas, porque también en su momento había habido vinculaciones con el área de Economía Agraria y con otras áreas que tienen que ver con el trabajo en general, se pueda seguir trabajando. En el día de hoy
se va a tocar un tema muy interesante que estábamos hablando. Usted es un experto en todo lo que sean techos verdes, muros verdes, producción de hortalizas a nivel urbano, algo muy interesante y algo que tiene mucho que ver con calidad de vida, con calidad de vida de las personas, y esto es un camino, creo que estamos todos también en esta pandemia, también poniendo en valor las pequeñas cosas, el verde cerca nuestro, la posibilidad y la potencialidad de tener esas producciones de hortalizas a nivel urbano y a nivel familiar. Así que la verdad que creo que el aporte de la charla del día de hoy va a ser sumamente interesante, en primer lugar para nuestros estudiantes y también hacia la comunidad toda en la cual va a quedar esta charla a disposición. Como bien dijo Ana, el tema de la charla es sistemas innovadores para incrementar la biodiversidad, el paisaje y el bienestar del ecosistema urbano. Así que realmente les deseo muchísimo éxito en la charla y también en las interacciones futuras, y le reitero y destaco la importancia de la vinculación que hemos tenido siempre con la Universidad de los Estudios de PISA, y la verdad, la gran potencialidad de poder continuar a través de este vínculo con la formación de recursos humanos, la interacción interinstitucional, y en el día de hoy disfrutar de la presencia del doctor Benvenuti. Así que les agradezco muchísimo esta posibilidad y le agradezco a Estefano también el hecho de estar compartiendo con nuestros estudiantes y esta clase abierta de la Cátedra de Horticultura de la Facultad de Agronomía de la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires. Muchas gracias. Gracias, Liliana. Quiero darle las gracias también que está presente la ingeniera Patricia Bazán, que es la interlocutora por la Universidad de San Luis en el programa Redes 579 que tuvimos. Así que bueno, gracias Patricia por estar presente hoy. Bueno, si les parece entonces vamos a dar comienzo a la charla del doctor Benvenuto. Vamos a tratar de ir traduciendo con Karina, vamos a ir avanzando gradualmente, porque si bien, si prestan atención van a notar que se entiende muy bien, pero de todas maneras vamos a ir traduciendo porque siempre en otras oportunidades hemos visto que hay personas que realmente lo necesitan, ¿sí? Así que bueno, Estefano, bienvenido y si querés puedes empezar a compartir tu presentación. Allora, ripeto, buongiorno a tutti, mi fa molto piacere di essere in contatto con voi, dove appunto sono già stato, e ho cercato di riassumere in questa presentazione appunto quello che può comportare il verde nel nostro benessere urbano. Buen día a todos, es un placer para mí estar compartiendo con ustedes. He tratado de resumir acerca de la importancia que tiene el verde, los techos verdes, jardines verticales. Allora, mi piace appunto da iniziare da questo punto, che la biodiversità urbana è un argomento di crescente interesse, e cerco di iniziare da aspetti che anche gli psicologi stanno affrontando, quelli che sono le relazioni fra biodiversità e benessere, salute umana. Prego. Sì, entonces inicio desde la biodiversità urbana, tema de creciente interés, y desde la relación entre la biodiversidad y el bienestar. In realtà è sempre più evidente come quello stress al quale siamo sottoposti quotidianamente può essere affrontato anche con questa terapia del verde nella quotidianità. Ok, en realidad es cada vez más evidente que el estrés puede ser afrontado con la terapia del verde desde la quotidianidad. Soprattutto quella biodiversità che inconsciamente a noi piace e che è una biodiversità wild, selvaggia, è qualcosa che ci manca e che ci asseconda il nostro desiderio di natura. Ok, sobre todo sobre la biodiversidad que a él le gusta, que es la biodiversidad silvestre, salvaje, silvestre. Ecosistemas ecco. Naturales. Y los ecosistemas naturales. Andiamo a vedere perché.
che l'uomo si è evoluto in ecosistemi complessi dove la biodiversità era elevatissima e ha inconsciamente nostalgia di questa sua dimensione perduta. Veamos por qué. Porque el hombre ha evolucionado en ecosistemas complejos y este, tiene nostalgias de la biodiversidad perdida, olvidada. Io ho cercato sempre di testimoniare questi concetti con delle riviste che non a caso sono, come dire, a metà fra riviste agronomiche e riviste psicologiche, a testimonianza di una convergenza degli argomenti. He tratado siempre de testimoniar estos conceptos a través de revistas que son, que se encuentran a mitad de camino entre lo que es la psicología y la agronomía, llamémosle la investigación agronómica. Allora, iniziamo. Io ho usato molte immagini argentine a testimonianza che mi è piaciuta moltissimo. Vidi questa immagine di questa area di Buenos Aires in costruzione, la uso per lanciare il quesito. Ci sono delle strategie innovative per rendere verdi le città? Ok, iniciamos con imágenes. A mí me gustan mucho las imágenes de Argentina, por ejemplo, la que vemos de un área en construcción. Entonces, este, los referidos a los espacios verdes urbanos como estrategias innovadoras. In realtà, questo cemento che affiora può essere, come dire, migliorato secondo un motto di un architetto argentino famoso nel mondo, Emilio Ambaz, che esprime il suo concetto in green over grey, quindi verde sul grigio del cemento. Ok. Este cemento che aflora può essere migliorato e él hace referenza a un architetto argentino famoso in tutto il mondo, Emilio Ambaz, que ha este, creado el concepto de verde sobre cemento o verde sobre gris. Quindi andiamo a vedere quelle che sono le strategie. Le strategie di cui parleremo sono i tetti verdi, i giardini verticali e poi un'orticoltura urbana con strategie e soluzioni innovative. Ok, por lo tanto, veamos las estrategias sobre las que hablaremos, referidas a techos verdes, jardines verticales y horticultura urbana, pero con un perfil innovador. Tutto appunto per tornare al punto che questa strategia di architettura, pianificazione del verde, comporta una salute, un benessere psicologico nella nostra quotidianità. Ok, vuelvo entonces a las estrategias de que el verde urbano es sinónimo de salud. Quindi lo scopo della presentazione è prima di tutto illustrare le tipologie di verde pensile, quindi orizzontale, verticale, intensivo ed estensivo. E por lo tanto el objetivo de esta presentación es ilustrar acerca de los distintos tipos de verde sostenido o verde colgante, che può essere orizzontale, estensivo e intensivo o verticale. Quello di esplorare anche appunto dei giardini verticali che possono essere esterni, che sono molto conosciuti, ma ci sono anche delle tipologie interne, indoor, che vedremo. Vamos a explorar los distintos tipos de jardines verticales, los externos, que son más conocidos, pero también lo que es este verde interno. Quello di analizzare anche tipologie di orticoltura urbana. También vamos a analizar distintos tipos de horticultura urbana. E quello soprattutto di esplorare la biodiversità utilizzabile in tutte queste realizzazioni verdi che hanno scopi prevalentemente ornamentali, ma anche vedremo di tipo alimentare. E por último, explorar la biodiversidad utilizzabile non solamente con fines ornamentali, sino también alimentarios.
Iniziamo quindi dai tetti verdi. Comencemos por los techos verdes. Iniziamo dagli intensivi, si parla di intensivi quando lo spessore del substrato supera i 25 centimetri fino a 50. Ok, vamos a comenzar con los techos verdes intensivos, que son aquellos en los cuales el espesor es de 25 a 50 centímetros y que se pueden utilizar, lo que dice ahí, distintas especies. Ci sono anche giardini pensili che hanno uno spessore che supera i 50 centimetri, di fatto sono dei grandi vasi. También hay jardines sostenidos o colgantes con más de 50 centímetros, que en ese caso es en recipientes, en contenedores, en vasos. Poi ci sono quelli estensivi che convenzionalmente sono quelli di circa 20-25 centimetri o meno, e che sono, come dire, gli aspetti più importanti per la ricerca, perché solo poche specie sono compatibili con questi piccoli spazi. Después están los jardines extensivos, que convencionalmente tienen entre 20 y 25 centímetros o menor aún. Y hay aspectos muy importantes vinculados a la investigación, ya que muy pocas especies son compatibles con este tipo de techos verdes. Ecco, e perché bisogna cercare dei profili di substrato molto sottili, lo spiega il fatto che il peso calcolato a saturazione idrica, quindi dopo una pioggia, sono di 12 kilogrammi a centimetro quadro. Bueno, perché è necessario buscar las especies más adecuadas, porque se trata de sustratos muy finos, y es porque en caso de lluvias intensas, el peso a saturación hídrica llega a 12 kilos por centímetro cuadrado. Que quindi diventano 120 kg per metro quadro, in uno spessore di 10 centimetri, e diventano 360 kg a metro quadro per uno spessore di 30 centimetri. Ok, y por lo tanto llega a pesar 120 kg por metro cuadrado cuando el espesor es de 10 centímetros y hasta 360 kg por metro cuadrado cuando el espesor es de 30 centímetros. Quindi le tipologie, le tecniche in Europa più seguite sono quelle riportate in questo testo, Green Roof System, che parla di materiali, substrati, spessori e tipologie di biodiversità utilizzabile. Ok. Por lo tanto, la tipología de técnicas utilizadas en la Unión Europea, digamos más frecuentemente, él se va a referir a espesor, sustrato, materiales, riego. Que hay que buscar soluciones para esos aspectos. C'è da chiedersi perché solo negli ultimi anni sono venuti fuori questi tetti verdi. Il segreto è che ci sono state delle evoluzioni nelle tecniche di impermeabilizzazione del tetto, senza le quali nessuno avrebbe impiantato del verde appunto sulla propria abitazione. La diffusione della evoluzione, diciamo, delle tecniche di impermeabilizzazione è lo che ha fatto possibile che si diffondano i tetti verdi. Quindi esaminiamo i vantaggi, no? Perché i tetti verdi toccano delle parole chiavi che sono importanti perché molto discusse a livello mondiale. Il primo di tutti è la riduzione dell'inquinamento, perché è stato rilevato da varie sperimentazioni che riesce questo verde sugli edifici a rimuovere parte dell'inquinamento dell'aria dello smog. Bien. Por lo tanto, examinemos las ventajas de los techos verdes con palabras claves muy importantes, comenzando por la contaminación, o sea, porque evitan la contaminación estos techos verdes, ya que remueven parte del smog ambiental.
altri aspetti su... Ok, sono il, come dire, il miglioramento del coefficiente di deflusso, perché tutti questi substrati riescono a trattenere l'acqua e quindi a risolvere anche i problemi di, come dire, urban sealing, cioè questa superficie delle città che è sigillata e non è in grado di dare le piogge, soprattutto dopo queste cosiddette bombe d'acqua che sono in questi cambiamenti climatici in atto. Ok, estos techos verdes mejoran el coeficiente de drenaje y resuelven en parte el problema de las ciudades selladas por tanto cemento, donde el agua no tiene cómo drenar, entonces contribuyen a mitigar el daño del agua. Ma forse il più importante, perché è molto dibattuto, è l'isolamento termico, soprattutto dal caldo. Sappiamo benissimo che consumiamo molta energia elettrica per gli impianti di raffreddamento, soprattutto perché le città sono diventate delle isole di calore. Quizás lo más importante que se logra el efecto más beneficioso es el aislamiento térmico del calor, ya que en las ciudades se gasta mucho dinero en sistemas de climatización. Infatti, l'isolamento termico è stato, come dire, studiato e è stato evidenziato come, rispetto a molte coperture di materiale nero che purtroppo sono tipiche nelle nostre città, la vegetazione sul tetto può ridurre anche di 40 gradi questa temperatura, come è visibile da questa immagine fatta appunto con un sistema di rilevamento fotografico delle temperature, e quindi viene valutato positivamente questo, come dire, questa capacità di raffreddamento degli edifici. Ok. El efecto del aislamiento térmico puede ser estudiado respecto de los materiales negros de los techos, en donde comparando aquellos verdes con los techos de cemento, las diferencias de temperatura son muy marcadas. En estos techos de cemento llega a 40 grados y con, digamos, en la imagen fotográfica o termo fotográfica se puede notar la diferencia entre las dos situaciones. Tant'è que alcuni ingegneri che si occupano di sostenibilità energetica parlano che dicono che la vera energia pulita è quella che si risparmia, perché ben sappiamo che anche le pale eoliche e tutti i sistemi come dire, di recente interesse su energie rinnovabili implicano comunque trasporti, smaltimento, e quindi è importante, come dire, risparmiare l'energia per la nostra quotidianità. Ok, è tan importante este tema che algunos investigadores dicen, bueno, che la verdadera energia limpia es aquella che se ahorra, porque dice que todos los sistemas de reciente interés implican el transporte de energía, gastos, y bueno, con esto se está ahorrando parte de ese gasto. Ci sono poi dei sistemi fotovoltaici che possono sembrare in conflitto con una soluzione di impianto di tetto verde. In realtà, come dire, non è così, perché una vegetazione verde di tetti chiamati ibridi, tetti verdi ibridi, aumentano l'efficienza di questa trasformazione in energia elettrica, l'energia solare, per la capacità che abbiamo appena detto di raffreddare della vegetazione. Sono più efficienti. Ok. Hay sistemas fotovoltaicos que son compatibles con estos techos verdes. Se han creado estos techos verdes híbridos que aumentan el grado de eficiencia en la transformación de energía solar en calor. O sea, como que se benefician estos sistemas por la presencia de los techos verdes.
Per quanto riguarda un altro aspetto molto, diciamo, molto studiato è anche come dire, il fatto che, come sappiamo, l'anidride carbonica è sì, fondamentale per la vita, per la fotosintesi, ma è anche un gas serra che facilita il riscaldamento globale. È molto studiato che comunque se un po' di questa anidride carbonica viene organicata nella vegetazione dei tetti di tutto il mondo, anche questo piccolo aspetto viene moltiplicato tantissimo e può contribuire alla mitigazione dei cambiamenti climatici. Ok. Respecto de un aspecto muy estudiado, como es el hecho de que sabemos que el dióxido de carbono, si bien es fundamental para la fotosíntesis, facilita el calentamiento global, bueno, se ha demostrado que con el empleo de estos techos verdes también se es una pequeña contribución a mitigar este calentamiento global. En realidad, anche la biodiversidad che i tetti verdi implicano è molto studiata e praticamente sono molto studiati tutti quegli organismi che possono essere impollinatori, uccelli, artropodi, quindi può sembrare anche speculativo, ma un po' in tutto il mondo si parla di vita wild, vita selvaggia a livello di organismi e microorganismi che possono vivere e incrementare la biodiversità delle città grazie a questi tetti verdi. En realidad también la biodiversidad de los techos verdes implican, o sea, son muy importantes porque implican conservar o promover que ciertas especies como pájaros, etcétera, puedan permanecer en esta vida silvestre urbana. In realtà ci sono degli studi molto interessanti che dicono che questi tetti verdi possono favorire anche il benessere psicologico. Ho inserito questa pubblicazione di questo Journal of Environmental Psychology che fa vedere che sottoponendo dei pazienti o comunque delle persone scelte a caso per verificare se il loro sguardo in un paesaggio a destra privo di biodiversità o a sinistra con queste fioriture può facilitare il recupero dello stress, dell'attenzione e questo, come dire, si presta a migliorare la qualità della vita in quelle piccole pause che ci prendiamo durante le nostre giornate di lavoro. Hay estudios muy interesantes que indican que los techos verdes facilitan el bienestar psicológico, estudios que sometiendo personas a la vista de dos tipos de paisajes, uno con más biodiversidad y otro sin biodiversidad, se ha podido demostrar que recuperan, se recuperan del estrés y pueden aumentar su calidad de vida en esas pausas cotidianas que las personas pueden darse a lo largo del día. Ci sono poi appunto i giardini pensili di cui ho fatto cenno, questa è una realizzazione che ho fotografato a Torino, praticamente viene chiamata edificio foresta di un architetto, appunto un certo Pia, che implica specie arboree. Ok, hay jardines sostenidos o colgantes, por ejemplo el que vemos allí en el edificio Foresta en la ciudad de Turín, realizzato por el arquitecto Luciano Pia. E poi ha fatto, come dire, molto impatto mediatico non solo in Italia ma un po' in tutta Europa almeno, questo bosco verticale in un'area piena di cemento in cui i palazzi sono stati progettati per ospitare degli alberi che hanno poi previsto una innovazione anche nella gestione acrobatica, cioè coloro che di solito erano appassionati di arrampicata nelle rocce sono diventati magari dei
gestori del verde per la loro appunto abilità nell'acrobatica. Bueno, después está el hecho del impacto mediático que han tenido áreas que antiguamente estaban llenas de cemento, que hoy han incorporado el verde, que hace necesaria una gestión acrobática de esta, para mantener este verde. Ci sono poi degli esempi anche in altre parti del mondo, come per esempio in Svizzera, a Losanna, questo bosco dei cedri. También están presentes en otros lugares del mundo, como es el caso del bosque de cedros en Suiza, en Losanna. E poi mi piace ricordare come gli architetti hanno cercato di stimolare la reazione dell'abitante, delle città, attraverso per esempio questa realizzata con le canne di bambù, detta Tower Flower, che in realtà i fiori non ci sono, ma ci sono i suoni delle foglie mosse dal vento e anche una sorta di caleidoscopio di luci proiettate all'interno degli edifici per appunto questa luce che attraversa queste foglie che si muovono. E me gusta también recordar cómo algunos arquitectos han proyectado realizaciones en cañas de bambú que brindan el sonido de las hojas y el movimiento del viento, todo un efecto de caleidoscopio dentro de los edificios. Quindi io ora parlo, ne faccio vedere magari Anna rapidamente, con poche parole, alcune realizzazioni fatte in tutto il mondo, parchi condominiali sul tetto. Bueno, ahora voy a hablar, dice, sobre algunas realizaciones en el mundo, muy brevemente, como puede ser la que vemos, de parques sobre techos. Giusto per capire appunto che tipo di verde possiamo realizzare, come addirittura dei piccoli boschi di uso esclusivo sul tetto. Justamente es para entender el tipo de verde que podemos llegar a realizar, como el que vemos de bosques sobre techos. O anche dei parchi sospesi, per esempio su strade urbane e metropolitane, qui siamo appunto negli Stati Uniti. También parques sostenidos en áreas urbanas sobre carreteras metropolitanas en Estados Unidos. Addirittura ora c'è la moda di, come dire, portare del verde pensile anche nelle navi da crociera, ma anche negli yacht. È un orizzonte nuovo quello di aumentare proprio il benessere durante queste traversate in nave con del verde. C'è questa Army of the Sea, questa nave da crociera recentissima, che ha appunto molti giardini pensili, sia su vaso che tetti verdi, che verde verticale. Ok. También está la moda de trasladar el verde sostenido, el verde vertical, a las naves de crucero, como la que vemos ahí, la nave Harmony, bueno, que tiene árboles, etcétera. Ahí están viendo la cantidad de plantas, increíble, 10.000 plantas. Ok, poi passiamo appunto ai tetti verdi estensivi, che magari sono, come dire, meno appariscenti, ma sono i più studiati. Vedete che in questo caso, questa è una foto che ho fatto quest'estate, si vede una flora xerofita, quindi che tollera molto bene la siccità, di cui parleremo dopo. Ok. Después ahora veamos techos verdes extensivos. Esa es una foto que tomó este verano, son los más estudiados. En esa foto se observa flora xerofita, che è la che meno requerimenti di umidità tiene. Anche se, come vedete, ci sono anche delle aree in cui, cambiando lo spessore del substrato, possono essere inseriti persino degli alberi, creando quindi un'atmosfera particolarmente gradevole.
También, como pueden ver, existe la posibilidad de, en ciertos lugares de estos techos verdes, cambiar el espesor y poder colocar algunos árboles. Andiamo quindi a analizzare questo verde di tipo estensivo. È chiaro che nel verde estensivo possono far parte anche i tappeti erbosi, ma diciamo l'impianto di irrigazione toglie importanza alla scelta della specie, cosa che invece deve essere molto più studiata, molto più oculata per quanto riguarda prati fioriti e i tetti verdi estensivi con flora xerofita. Bueno, analicemos entonces techos verdes extensivos que pueden formar, de los cuales pueden formar parte tapetes, o sea, tapices herbáceos, ¿sí? Y que pueden, también hay otros hídricamente exigentes, depende mucho de la especie. Y también va a hablar de parques floridos. E infatti la ricerca è soprattutto massima in questi due aspetti. La investigación justamente es máxima en estos dos aspectos. Quindi andiamo a vedere come si fa un tetto verde di tipo estensivo. In Europa si fa riferimento a questa normativa UNI 11.235 del 2007, quindi di 13 anni fa. Ok, veamos entonces cómo se pueden realizar estos techos verdes extensivos, los cuales en Europa se basan en una normativa, que es la que está ahí, la UNI 11.235 del año 2007. Ecco, gli elementi stratigrafici sono questi: un substrato, un sistema di accumulo idrico. Vedremo dopo che è soprattutto un materiale che si chiama perlite, un sistema drenante dell'acqua, uno strato antiradice per impedire alle radici di degradare il tetto e soprattutto uno strato impermeabilizzante. Veamos entonces los elementos stratimétricos necesarios, stratigráficos necesarios, una capa de sustrato, una capa de acumulación de humedad que está conformada por perlita, un sistema drenante, un estrato que evita el crecimiento de las raíces y finalmente un estrato de impermeabilización. Quindi vediamo alcune realizzazioni. Questa è una superficie piana in cui viene appunto effettuata questa impermeabilizzazione. Entonces veamos algunas realizaciones, en este caso una superficie plana que está lista para ser impermeabilizada. Poi, está appunto, siendo impermeabilizada, sí, perdón. Vedete che è stato distribuito lo strato drenante, poi quello di accumulo idrico, che è tra parentesi in cuscini per impedire al vento o a qualche accidente di essere disperso. Vean entonces la capa drenante y la capa de acumulación de humedad. En el caso de la capa drenante se pone como panes para evitar que se pueda mover, para asegurar que se mantenga bien ubicada. Y poi l'impianto di vegetazione que vedremo dopo. Y luego finalmente la plantación de la vegetación que lo veremos después. Ci sono poi dei tetti inclinati perché è chiaro che la situazione ideale è di un tetto piano, però è possibile anche utilizzare i tetti inclinati purché siano stati progettati con una certa robustezza e in questo caso si sono evolute diverse ditte che hanno fatto dei, come dire, della specie di cuscini di substrato rivestito in fibra di cocco perché la fibra di cocco è molto ben in grado di trattenere l'umidità. Bien, veamos entonces también la posibilidad de realización de techos inclinados. Si bien lo ideal son los techos planos, existe también la posibilidad de hacerlos inclinados utilizando, digamos, tipo almohadones robustos. Hay empresas
que los han fabricado justamente para facilitar que se puedan llevar a cabo estos techos inclinados. Quindi si può fare sia come con i comuni tappeti verdi che con tappeti invece di specie xerofitiche appositamente appunto studiate. Por lo tanto, se pueden hacer tapices verdes comunes o bien algunos especiales con especies que están siendo evaluadas. Qui si vedono meglio queste specie xerofite che sostanzialmente sono delle crassulacee con a volte dei sistemi modulari prevegetati che sono in realtà una soluzione molto pratica per dei tetti con delle utilizzazioni diversificate perché possono essere tolti e quindi si può utilizzare il tetto anche come un comune terrazzo. Ok, aquí vemos especies xerofíticas, crassuláceas, con sistemas modulares, ¿sí? Que son muy prácticos, diversificados y bueno, que se pueden llegar a aprovechar. Oltretutto ci sono dei sistemi appunto prevegetati a zolle o addirittura dei tappeti erbosi, prendo spunto ai tappeti erbosi dei campi di calcio, ippodromi, campi da golf, eccetera. También existen sistemas prevegetados que se pueden utilizar para distintas situaciones, digamos para parques, etc. Ecco, un aspetto importante è ricordare che il substrato deve avere delle caratteristiche. Io ho messo in questa foto una cava che è appunto in Toscana, dove vengono prelevati questi materiali vulcanici che hanno la caratteristica sostanziale di essere leggerissimi. Un aspecto muy importante es tener en cuenta el tipo de sustratos que debe tener características especiales. Él ahí está mostrando fotos de un sustrato volcánico de una cava que está cerca de donde él está. Ecco, le miscele di questi materiali che sono di fatto pomice, lapillo, zeolite e altro materiale vulcanico diventano dei mix spesso, come dire, una ricetta segreta delle ditte che forniscono questo materiale già in mix. La mezcla de estos materiales, como por ejemplo piedra pómez, bueno, zeolita, turba, lapillo, se ha transformado en verdaderas recetas secretas de las empresas que comercializan este tipo de sustratos. Ecco, un ulteriore è appunto la perlite, che è quel materiale che ha appunto la funzione di trattenere l'acqua. Oltretutto, questi mix sono importanti non solo per la quantità delle varie tipologie, ma anche per le dimensioni di questo materiale, che può avere delle caratteristiche appunto diversificate. Un ulteriore aspetto, bueno, il caso della perlita, che tiene la funzione di retenere l'acqua, bueno, che è molto importante per questi materiali. Ok, quindi andiamo a vedere il punto che abbiamo visto prima. Che cosa dobbiamo migliorare in città? Quindi ricoprire il cemento il più possibile, creando però un verde il più possibile rassicurante, cioè quel verde come in questo caso che ci fa quasi credere di essere in un ecosistema naturale, quindi cercando di giocare anche su forme e colori spesso dinamici. Ok, veamos entonces, volvamos al punto anterior y veamos qué debemos mejorar en las ciudades y es básicamente crear un verde tranquilizador, tranquilizador, mejorando la percepción de la vida de un ecosistema con juegos de formas y colores, en muchos casos dinámicas. Allora, diamo esempi.
Ok, in queste slide cerco di andare rapidamente perché ho lo scopo di far vedere chi è che può aver bisogno di tetti verdi. Inizio per esempio da aree commerciali, spesso ci sono dei vincoli per costruire delle purtroppo utili aree commerciali e il verde, il tetto verde può essere la chiave per avere le autorizzazioni a non sciupare il paesaggio di un territorio che ha bisogno di queste strutture. Ok, el objetivo entonces de también ahora que él tiene es demostrar distintas situaciones, a ver quiénes tienen el deseo de tener techos verdes, por ejemplo el caso de áreas comerciales, ¿sí? Bueno, que es la llave para integrarse al paisaje. Una delle strategie che a volte gli architetti cercano di rendere vincente è quella di ricreare con queste realizzazioni qualcosa del paesaggio circostante. Renzo Piano ha per esempio realizzato verso Napoli il centro commerciale chiamato Il Vulcano Buono, riferendosi al Vesuvio, cercando quindi di dargli una forma che sia non globalizzata, ma sia proprio richiamante alle peculiarità di questo territorio dell'Italia. Bueno, una de las estrategias que adoptan algunos arquitectos es crear cosas del paisaje circundante. Por ejemplo, el caso del Volcán Bueno es un edificio con verde que simula el verdadero volcán y es decir, han adoptado formas no globalizadas. Poi strutture sportive ecocompatibili. Come questo parco acquatico di Milano, palazzetto dello sport di New York, palazzetto dello sport di Amsterdam, sono molto proprio attrattivi dove quindi verde e sport vanno un po' a braccetto. Bueno, también veamos estructuras deportivas ecocompatibles, bueno, ese parque acuático en Milán, edificios de deportes en Nueva York, en Amsterdam. E poi ci sono delle soluzioni che sono, come dire, un asso nella manica quando dobbiamo tutelare il territorio, ma abbiamo bisogno di strutture. Questa è una realizzazione di un'area della Toscana, il Chianti, famoso per la produzione di vino, le cui cantine sono state costruite con un sistema di tetto verde, in questo caso intensivo, dove addirittura sopra alle cantine ci sono delle vigne. Ok, también se da el caso de la búsqueda de soluciones en situaciones donde se debe tutelar, cuidar el territorio y así se han desarrollado, por ejemplo, bodegas en donde sobre sus techos tienen viñedos, se han incorporado al ambiente de esa manera. Analogamente, io ho messo sullo sfondo una collina proprio perché anche la curvatura del paesaggio data dalle colline è gradevole e, guarda caso, viene ripresa dagli architetti per creare queste curvature che insieme al verde diventano una bellezza sinergica. Similarmente, se puede observar el caso de colinas donde los arquitectos han creado edificios simulando, copiando las características del paisaje. Sono poi delle città metropolitane che magari si possono fregiare di avere delle torri molto alte dove comunque uno può sedersi in una panchina intorno al verde, in un prato verde, come in questo Sky Park di Hong Kong, che diventano appunto delle attrazioni turistiche molto ricercate. También se da el caso de ciudades metropolitanas con torres muy altas, donde uno tiene la posibilidad de sentarse en un banco a disfrutar del verde en estos parques suspendidos arriba.
È chiaro che poi gli ospedali sono particolarmente utilizzati per queste realizzazioni, anche per una degenza in questi ospedali che deve essere il meno disagevole un po' per tutti, quindi sia l'ospedale pediatrico per i bambini a Firenze ha i suoi tetti verdi, come questo per esempio in Svizzera, a Basilea, ha queste coperture verdi. Es claro que los hospitales son particularmente destinos de estas realizaciones, como es el caso del Hospital Pediátrico Meyer de Firenze y también el Hospital de Pisa. Ci sono poi altri, come dire, altre richieste dei tetti verdi, per esempio quello di poter non sciupare il paesaggio di aree, diciamo, molto sottoposte alla cementificazione, come queste bellissime aree vicino al mare, dove comunque anche un tetto verde può quantomeno mitigare l'alterazione di un paesaggio naturale attraverso una vegetazione che comunque deve rispecchiare quella biodiversità preesistente. Hay también otros requerimientos de techos verdes en áreas, como el caso de áreas costeras, sometidas a edificios de cemento, en donde se busca mitigar ese efecto utilizando vegetación que sea compatible con la biodiversidad de la zona. Questo, per esempio, è un'altra immagine che ho fotografato due anni fa a Lerici, in Liguria, dove appunto si vede che comunque ci possono essere dei passaggi fra il verde e il non gradevole colore della paglia, giallo-arancione, semplicemente perché deve rispecchiare un clima mediterraneo dove alcuni periodi estivi si deve accettare anche questo impatto non al top dell'esteticità. Bueno, ahí vemos otras imágenes de fotografías a Lerici en donde se ve que a veces hay que tener la paciencia de pasar del verde bonito en determinados momentos a ese verde más de paja. Che bueno, è inevitabile in alcuni momenti. Ci sono poi delle realizzazioni in cui si dà importanza anche alla collocazione geometrica delle varie specie e magari utilizzare delle specie che cambiano colore. Io infatti ho utilizzato, torno indietro, ecco questo sedum che di maggio-giugno diventa da verde a rosso, proprio per testimoniare questa possibilità che possiamo anche giocarci nel far cambiare di colore i nostri tetti. También hay organizaciones que se pueden realizar de techos con especies que van cambiando de color. Él, por ejemplo, ha utilizado sedum verde y rojo para demostrar, testimoniar que es posible hacer este tipo de combinaciones. Ok, ci sono poi ovviamente anche delle aree montane dove quindi si possono utilizzare magari le specie, soprattutto graminacee tipiche di quelle zone. Sia high tech ho messo come nelle prime slide, che addirittura proprio coperture semplici come questo tetto verde, come dire, homemade. Ok. Hay después áreas montañosas donde se pueden utilizar especies gramíneas de la zona o bien otro tipo de especies. Bueno, ahí mostró las dos posibilidades. Ovviamente ci sono poi anche aree turistiche sempre montane, dove magari predominano queste specie di fioriture primaverili estive. También hay áreas turísticas montañosas en donde se encuentran estas especies florales en verano. E poi ci sono delle realizzazioni, per esempio, su impianti termali terapeutici, questo
diciamo nel sud Italia è un centro di talassoterapia, che in realtà vuol dire di malattie respiratorie, in cui è stato fatto veramente un colosso con un verde che lo rende, cioè che rende un potenziale ecomostro in qualcosa di molto bello. Ok. Y después existen también realizaciones en sistemas termales de terapia, como el que se encuentra en el sur de Italia, de talasoterapia, es decir, para tratar patologías respiratorias, en los que a través del verde se pudo transformar un edificio colosal, monstruoso, muy grande, en algo más agradable. Poi è importante ricordare che nelle scuole i tetti verdi sono particolarmente utili proprio per dare un imprinting di verde ai bambini, quindi ci sono appunto in scuole da elementari a superiori a università. También es importante tener en cuenta que en las escuelas se les debe brindar verde, ya sea a niños en jardines de infantes, escuelas medias o inclusive en la universidad. E poi ho voluto inserire anche questi tetti verdi di luoghi di culto, che per esempio queste sono chiese in Islanda, quindi nel nord Europa, semplicemente per ricordare che richiamano un po' quelle realizzazioni di chi realmente ha inventato i tetti verdi, che sono i vichinghi, perché li utilizzavano per isolare le loro capanne, in quel caso soprattutto dal freddo. Y después exhibo también fotografías de techos verdes en lugares de culto de estas iglesias en Irlanda que recuerdan que fueron los vikingos los que comenzaron a utilizar estos techos verdes como forma de lograr un ambiente más agradable en los lugares donde vivían. E poi se uno, come dire, guarda su Google e digita la parola appunto green roof, trova delle realizzazioni estremamente belle e estremamente effettuate con tipologie di tetti e tipologie di verde estremamente diversificate, ma di un impatto attrattivo molto forte, come si può vedere da queste immagini. Y después, si ustedes miran techos verdes, pueden encontrar que hay realizaciones extremadamente diversificadas con una, digamos, un efecto muy agradable. E una, come dire, nelle vari esempi che potevo mostrare, mi piace per esempio mostrare queste di un architetto svizzero che sembrano un po' delle tane immerse nel verde, e viene definita questo tipo di architettura un'attitudine cinematica, e cioè queste forme tondeggiante richiamano il movimento, quindi la naturalità, in cui il verde gioca appunto un ruolo fondamentale per questo impatto di desiderio di abitare in queste stranissime abitazioni. Y uno de los varios ejemplos que me gusta mostrar es el de un arquitecto que ha hecho realizaciones con un efecto cinemático de movimiento, bueno, que está justamente reclamando, digamos, o sugiriendo ese natural movimiento que se puede lograr. Ecco, analogamente ci sono delle realizzazioni, come dire, simili da questa filosofia, che addirittura qualcuno ha brevettato dei gusci di edifici, come dire, di rurali, pronti per essere sepolti di terra, inverditi con le specie tipiche di quella zona, e quindi fare una specie di edilizia quasi invisibile, dove quindi l'uomo assomiglia più a un animale che fa la sua tana piuttosto che a un antropocene in cui qualsiasi realizzazione è del cemento. También hay realizaciones prefabricadas que se comercializan listas para ser cubiertas de tierra y crear estos edificios rurales
que son casi invisibles y que simulan refugios o guaridas. E questo appunto l'ho chiamato antropocene perché a mio avviso questo desiderio di questo tipo di abitazione è un'altra conferma di questa nostalgia di quando l'uomo era veramente nella percezione di essere parte della natura piuttosto che essere separato dalla natura stessa. Justamente este tipo de edificios, la difusión que han tenido, confirma la nostalgia de muchas personas de la percepción de que como seres humanos formamos parte de la naturaleza y no que estamos separados de ella. Ecco, ci sono poi delle realizzazioni che non sono dei tetti verdi, ma sono praticamente fatti con lo stesso sistema. Qui siamo a Firenze, dove appunto è stato fatto un tranvia che per motivi estetici e anche, come dire, paesaggistici e climatici è stato messo uno strato di sedum che sostituisce quello che nel nord Europa viene fatto con dei comuni tappeti erbosi che effettivamente in città hanno un bellissimo impatto visivo. Bien, hay después realizaciones con el mismo sistema que se utiliza para los techos verdes, como es el caso de ese tranvía en Florencia, en donde se busca motivos, o sea, o por motivos estéticos, paisajísticos e inclusive climáticos, se ha sustituido por sedum, lo que tradicionalmente correspondería a césped o a tapiz herbáceo. Ecco, ci tenevo a evidenziare che in questi tipi di realizzazione di tetti verdi sono un po' una rivincita di tutta quella flora wild che, come dicevo nelle prime slide, quasi hanno un impatto ancora più efficace nel soddisfare questa nostalgia della biodiversità. Un esempio non sono solo i libri appunto che vediamo di questo urban wilderness, questo desiderio di ambiente, ma anche questa West Side Line in New York, che era una ferrovia metropolitana che poi è stata adibita a ospitare del verde, diciamo, piuttosto naturale, quindi un verde sostenibile. Ok. También es importante este tipo de realizaciones como venganza, sería la palabra de la flora silvestre, que están logrando un impacto muy eficaz en satisfacer la nostalgia de biodiversidad en esos lugares que él ha mostrado, en áreas metropolitanas. Ok, una biodiversidad che in realtà molto spesso è, come dire, una biodiversità legata a una specie che è il sedum. Il sedum è l'ideotipo di specie wild adatta per tetti verdi. È una specie con un meccanismo fotosintetico CAM che, senza entrare nei dettagli, può fare fotosintesi a stomi completamente chiusi durante la notte e in realtà, come si vede, già di per sé ospita dei tetti e si adatta a spessori estremamente sottili. Quindi abbiamo visto che il peso è importante e il sedum può vivere anche in spessori di soli 2-3 centimetri. Bueno, en la biodiversidad hay realizaciones que están muy ligadas a una especie llamada sedum, que es una tipología silvestre, CAM, que es decir, que tiene mecanismos que le permiten fotosintetizar con estomas cerrados en la noche y que se desarrollan naturalmente sobre los techos en espesores extremadamente finos de 2-3 centímetros.
In realtà andiamo a vedere quali sono le caratteristiche richieste da eventuali alternative al seme. Deve avere delle radici che possono adattarsi a crescere orizzontalmente, preferibilmente devono essere perenni, devono avere un habitus il più possibile tappezzante, quindi orizzontale, deve essere con scarse esigenze agronomiche, come ad esempio questo finocchio di mare che è sullo sfondo, una rapida dinamica di copertura nello spazio e una vegetazione il più prolungata possibile nel tempo. Bueno, veamos entonces las características biotécnicas que son requeridas para estas realizaciones, estas plantas. En primer término, que las raíces deben ser de crecimiento horizontal, ¿sí? Además, que tienen que tratarse de especies perennes, deben tener además un hábito compacto, o sea, formar un tapiz compacto, horizontal. A su vez, deben tener limitadas exigencias hídricas y agronómicas, una rápida dinámica de cobertura del espacio y a su vez tiene que ser vegetación que se pueda prolongar en el tiempo prolongar mucho tiempo. Eso. Quindi, in pratica, io sono, come dire, andato alla ricerca di vari ecosistemi di specie wild, cercando di assecondare quelle che sono delle esigenze appunto espresse anche da questa pubblicazione, cioè di cercare di creare delle specie ornamentali sostenibili per i nuovi scenari climatici. Quindi l'attività mia era cercare delle alternative al sedum per avere una maggiore biodiversità sui tetti e quindi, appunto, come vedete, ho cercato di, come dire, di testare queste specie potenzialmente utilizzabili. En la práctica he ido a la búsqueda de ecosistemas naturales, ecosistemas silvestres, para buscar especies con fines ornamentales para los nuevos escenarios correspondientes a estos techos verdes, nuevos escenarios climáticos, y que sean estas especies alternativas al sedum. Una di quelle che più mi hanno stimolato l'attenzione è, per esempio, l'Otanthus maritimus, perché, come vedete, è praticamente circondato da una lanugine biancastra quasi argentea che si è evoluta proprio per riflettere il più possibile i raggi del sole, quindi potenzialmente ha il maggior grado di riflessione della radiazione solare incidente. Ok, una de las que más me ha llamado la atención es esa especie Otanthus maritimus, que es una asteracea que refleja los rayos del sol. Ovviamente nelle dune, perlomeno nel Mediterraneo, predomina l'elicriso, tra l'altro una specie xerofita profumatissima e accompagnata anche da una biodiversità di impollinatori o comunque di insetti che appunto visitano i fiori. En las dunas mediterráneas predomina otra especie que es el elicriso, que es una especie ligada a una elevada biodiversidad de la microfauna. E oltretutto ci potrebbe garantire dei tetti verdi non irrigui proprio per questa sua evoluzione in un ambiente tipicamente secco. Y por lo tanto se puede garantizar con estas especies ambientes sin riego y que sean hídricamente sostenibles. Altre specie che appunto uno può cercare in ambiente mediterraneo sono le coste rocciose, come
appunto il Crithmum, il Teucrium marium, anche delle euforbie che, come qui in basso a destra, non sono particolarmente belle. L'importante però è che siano appunto molto stress tolleranti e quindi adatte a vivere in un tetto verde. Otras especies que uno puede buscar en ambientes mediterráneos son las que estaban ahí, Teucrium, Armeria, etcétera, que dice que lo importante es que sean estrés tolerante. Poi, ripeto, sono andato a verificare in cave abbandonate, che sono un altro ambiente molto ricco di specie, soprattutto aromatiche come molte lamiacee, la lavanda selvatica, il timo, eccetera, e sono anche profumate in quanto ricche di oli essenziali. También ha ido a buscar en canteras abandonadas, che sono lugares muy ricos en especies que tienen la particularidad de tener perfumes especiales porque son ricas en aceites esenciales. E tra l'altro è curioso che questa loro ricchezza in oli essenziali può darsi, anche se in piccola misura, possa l'evaporazione favorire il raffreddamento come tipicamente accade, quindi potrebbe mai avere anche un ruolo di ulteriore raffreddamento del tetto. Además, es curioso que esta riqueza vegetal y que son especies no esenciales parecería que favorecen el enfriamiento de los lugares en los cuales se las cultiva. Ma probabilmente queste specie aromatiche ricche di oli essenziali potrebbero essere quelle più adatte per vegetare nei luoghi più frequentati negli scambi internazionali, quindi negli aeroporti, in cui uno apprezza già in un paesaggio da respirare che è arrivato nel Mediterraneo, che è arrivato in Argentina, quindi anche queste specie aromatiche possono essere un biglietto da visita del territorio. Probablemente estas especies aromáticas que pueden vegetar en lugares poco frecuentes se puedan transformar en un, digamos, en un paisaje a respirar en áreas, por ejemplo, en aeropuertos muy frecuentados y transformarse en un boleto de visita, como un atractivo adicional. Allora, andiamo a vedere che io, proprio perché ho girato molto in questi ecosistemi, ho poi cercato di testare per vedere se sono compatibili o no queste specie, raccolto i semi, quello sullo sfondo è un tesista che insieme a me ha poi pubblicato questa rivista di 10 anni fa, questa pubblicazione di 10 anni fa, sui risultati di queste specie xerofite appunto raccolte negli ecosistemi che abbiamo visto. E una piccola precisazione è che la prima difficoltà è nel far non solo raccogliere i semi, ma anche farli germinare, perché molto spesso hanno dei meccanismi di dormienza da studiare e da risolvere. Ok, vayamos a ver entonces que para estos ecosistemas él ha realizado junto con un tesista una publicación hace 10 años en donde ha efectuado una lista de especies xerófitas cosechadas en distintos ecosistemas y ha destacado que la primera dificultad que han encontrado no es solamente cosechar las semillas, sino hacerla germinar, porque suele ser extremadamente difficile la germinazione. Quindi questo è il tetto che abbiamo simulato a terra, in cui abbiamo messo, come abbiamo visto prima, il sistema isolante, il sistema di idroperlite, la miscela, e abbiamo studiato due spessori di 15 e di 20 centimetri.
Bueno, por lo tanto veamos en este techo que hemos simulado, lo simularon en plano, como si fuese en alto, pero en la superficie plana, con el sistema aislante, perlita, etcétera, en dos espesores de 15 y de, bueno, no alcanza a escuchar, 15 y 25 centímetros. Ok. Questa rapidamente per dire che abbiamo preso anche le misure della temperatura, dell'umidità e abbiamo cercato di risolvere anche problemi tipo densità di trapianto, che abbiamo messo circa 20 piante al metro quadro. Ok, tomaron registros de temperatura y humedad y la densidad que utilizaron fue de 20 plantas por metro cuadrado. Ecco, in realtà rapidamente per vedere dopo poche settimane queste specie hanno, ecco, da 4 mesi dal trapianto hanno dato questa perfetta copertura e quindi ho cercato di, come dire, valutare a seconda del verde, giallo e rosso, quelle verdi sono quelli che hanno una rapidità appunto maggiore, che hanno dato degli ottimi risultati e quindi sono state appunto adatte a vegetare un tetto. Bueno, en realidad para ver ellos lo que hicieron a las pocas semanas, a los 4 meses, lograron una perfecta cobertura e hicieron una evaluación comparativa de las especies que tenían más tonalidades verdes que las amarillas y las rojas. Las verdes eran las más rústicas. Ok, rapidamente per vedere che poi mi piace sottolineare che queste sperimentazioni non sono globalizzate, ma ognuno le fa con le sue specie. Questo è Nigel Dunnett, in Inghilterra ha utilizzato le specie tipiche del suo ambiente temperato. Okay. Rapidamente veamos que las experiencias no están globalizadas. Cada investigador hace su propia experiencia. Por ejemplo, el caso de esta investigación llevada a cabo en Inglaterra. Oppure, per esempio, questa in Israele, che invece sono state utilizzate appunto delle specie probabilmente ancora più xerofitiche di quelle che ho utilizzato io. También veamos esta investigación realizada en Israel con especies aún más xerófitas que las que él utilizó en Italia. E poi una piccola coda della mia sperimentazione ha cercato di, come dire, di sviluppare questa idea sempre di Nigel Dunnett in Inghilterra, che ha utilizzato delle specie, diciamo, dei wildflower, dei fiori, per vegetare il tetto. Anch'io, appunto, ho cercato di riapplicarlo in Italia, e questa è la pubblicazione che ho effettuato, con delle specie, cioè umili, semplicemente spontanee, che però rappresentano un po' i nostri paesaggi. Y después veamos como un adicional a la experiencia que ellos han tenido, trataron de utilizar especies de flores silvestres que puedan vegetar en los techos y ser aplicados en Italia, especies humildes, especies espontáneas y muy así pequeñas, sencillas. Malezas florales para el didatismo sí. Cromático. Ok, quindi in pratica vi faccio vedere i criteri. Io appunto ho cercato di fare attenzione a quelle specie a fiore proprio rustiche, che possono essere in bordo strada, in un'oliveta, come questa anemone hortensis, che poi rappresenta molto un paesaggio di marzo-aprile del Mediterraneo. También en este mismo criterio he tratado de aprovechar especies rústicas, como es el caso de esta que vemos con un efecto cromático.
en la zona donde trabaja. Oppure questo iris, came iris, che vuol dire un iris nano, che è un endemismo che ho trovato in queste garighe, in questi ambienti rocciosi poverissimi e quindi magari adatti a simulare un tetto. O bien el caso del empleo de iris enanos que él ha encontrado en ambientes rocosos pobrísimos que ellos le llaman garigue. E poi mi è capitato appunto di fare attenzione su questo profumatissimo Narcissus tazetta, che è un'altra bulbosa che tipicamente colonizza degli ambienti comunque difficili come questa oliveta in ambienti rocciosi. Después también prestemos atención a estos narcisos que colonizan ambientes como pueden ser en estas plantaciones de olivo. Allora, ambientes difíciles. Per farvi vedere che io ho fatto un secondo tetto con i criteri simili al precedente, ma con un solo spessore di 20 centimetri. Allora, quelle che abbiamo visto erano più o meno le bulbose, che probabilmente sono le più adatte a colonizzare un tetto perché sono perennanti. In realtà poi ci ho messo altri mix che ho testato, primaverili annuali, come il fior d'isola, l'antemis. Queste sono praticamente delle specie spontanee, a volte pure infestanti. Poi ho messo alcune che appunto tipicamente fioriscono in piena estate e alcune che fioriscono invece in autunno, come appunto la Scilla autumnalis, la Sternbergia lutea, eccetera. Ok, hizo un secondo techo in un spessore di 20 centimetri. En el que vio a de otras especies que no eran bulbosas, utilizó un mix de especies primaverales, de floración primaveral, con especies espontáneas que en algunos casos se comportan como malezas y con otras que florecen en otoño. Bueno, y ahí están las cuatro épocas, algunas muy precoces, otras primaverales, estivales, etc. Allora, per le specie da seme è un po' una novità, nel senso che sono le meno adatte per essere utilizzate sul tetto, però con delle buone densità di semina sono state ottenute appunto tipo 400 piantine a metro quadro, perché hanno anche dei problemi di germinazione e di dormienza, mentre invece le bulbose hanno appunto un tasso di germogliazione che è 100% perché non hanno affatto dormienza. Bueno, para las especies de semilla, que son una novedad, él utilizó una elevada densidad, una buena densidad de 400 plantas por metro cuadrado, porque tienen problemas de dormancia, a diferencia de las bulbosas, que ese inconveniente no está. Rapidamente andiamo a vedere che uno degli scopi era quello di creare un calendario vivente di colori, cosa che è appunto nel senso che vedete qui c'è l'anemone hortensis, Narcissus tazetta, qui siamo a marzo, e gli crea tutta una specie di dinamica di fioritura che, come dire, ci richiama allo scorrere del tempo, tant'è che potrebbe avere un ruolo importante anche delle piccole aree in città di vedere appunto la fioritura di un semplice papavero sul tetto, può appunto ricordarci quali sono i periodi dell'anno e quindi di deglobalizzare anche nel tempo la nostra quotidianità. Ok, rápidamente veamos que uno de los objetivos es crear un calendario de verde y colores en modo tal que se cree una dinámica de floración que reclame la secuencia del tiempo. Por ejemplo, el hecho de ver estas
papaveras, como que el nombre es común de las amapolas silvestres. Amapolas, exacto, sobre los techos, la gente al ver los momentos de floración de las mismas es inducir a una desglobalización, es decir, no todos los días se ven las mismas cosas. Quindi un ulteriore aspetto che è stato apprezzato di questa sperimentazione è monitorare appunto gli impollinatori che arrivavano su questi fiori. Quindi il volo delle farfalle, dei ditteri sirfidi, delle api solitarie, dei bombi è stato appunto un valore aggiunto a questa biodiversità floristica che appunto può ricreare degli scenari naturali all'interno delle nostre città. Un ulteriore aspetto è monitorare los polinizadores, il volo delle mariposas, eccetera, perché, bueno, giustamente questa flora è un ambiente propizio per che ellos se encuentren. Quindi, con un po' forse di, come dire, di ottimismo, ma questi prati fioriti sul tetto sono stati anche definiti magari, come dire, un sito utile alla conservazione di specie rare e quindi può avere un valore aggiunto questa sorta di incentivazione a utilizzare specie e moltiplicare specie, tenere in vita specie che sono magari a rischio di estinzione o comunque rare, come ad esempio il fiordaliso. Es decir, entonces, con un poco de optimismo, estos prados florales sobre los techos se han transformado en un sitio de conservación de la flora y la fauna. Ecco, c'è poi da parlare di brown biodiversity, cioè che anche le specie graminacee o comunque specie che entrano in senescenza e muoiono possono comunque essere apprezzate per un dinamismo che dobbiamo magari accettare, per cui è stato coniato questo termine di brown biodiversity sui tetti. También hablemos de lo que representa el marrón de biodiversidad, es decir, especies que a lo largo del año pasan por periodos de senescencia, es decir, que van cambiando sus colores. Analogamente, appunto, cominciano a essere pensabili, utilizzabili anche l'utilizzo di graminacee spontanee che possono paradossalmente come dire, essere desiderate, essere una specie utilizzabile sul tetto verde proprio perché in qualche modo come dire, rappresentano il paesaggio e quindi passano dal verde al marrone come da normalità. Analogamente comienzan a ser utilizadas especies gramíneas espontáneas que pueden ser apropiadas sobre los techos verdes y que también marcan esas diferencias de colores a lo largo del año. Tienen esa dinámica cromática. Ecco, analogamente sono sempre più utilizzati anche dei materiali locali, come per esempio dei tronchi di albero che sono tipici di un certo ambiente, soprattutto pietre il cui colore, forma, sono un altro elemento di deglobalizzazione, ma di, come dire, di ricreazione di un paesaggio tipico di un certo ambiente. Analogamente se usan cada vez más materiales locales como troncos de árboles y piedras de diferentes formas y colores, como elementos de desglobalización y de recreación del paisaje. Ecco, ho voluto inserire questa immagine che è argentina, me l'ha mandata gentilmente la Marina Rodriguez, che qualche anno fa era presente ai miei seminari lì in Argentina.
e mi ha mandato questa sua realizzazione che mi dà l'opportunità di dire che appunto anche graminacee come queste, che non sono mai state ornamentali, in realtà possono essere, anche se entrano un po' in senescenza, un elemento di rappresentazione del territorio. Per esempio, un tetto verde in Argentina deve essere anche compatibile con il paesaggio delle Pampas, quindi questa stipa pennata, insomma queste specie non particolarmente appariscenti ma tipiche di un territorio possono essere assolutamente importanti. Ecco, prima di fare una pausa, volevo inserire che questi tetti verdi hanno un significato urbano e anche extraurbano. Allora, urbano perché consente dei corridoi ecologici per l'ingresso di impollinatori o altri animali, uccelli all'interno della città, e extraurbani perché anche i parchi possono essere, come dire, messi in connessione da dei ponti che non sono altro che tetti verdi, ovviamente intensivi, e quindi i tetti verdi ci possono consentire quella che viene chiamata continuità ecologica, e in inglese appunto habitat connectivity, cioè di mettere in connessione e far circolare tutta la biodiversità senza appunto ostacoli. Ok, bueno, en la anterior era una imagen de Argentina en la que él mostraba gramíneas que no eran ornamentales, pero que representan elementos del territorio natural de la Pampa Argentina, que no eran especies importantes igualmente. Después dijo que antes de ir a la pausa, él está haciendo la distinción entre lo que es techos verdes urbanos y los extraurbanos. Esos extraurbanos que se pueden llegar a utilizar como corredores ecológicos de polinizadores, etc. Y los urbanos porque los parques también se pueden transformar en un elemento de continuidad ecológica que creen conexión de biodiversidad. Bene, allora mi avevi detto, Anna, che volevi fare una pausa e ora iniziamo poi l'argomento brevemente del verde verticale e poi dell'altro che avevamo definito, per cui se vogliamo fare 5 minuti di pausa, quello che ritieni opportuno. Ok, okay. Facciamo 15 minuti allora. 15 minuti, okay. 15. 15 minuti, fino sì. Hasta che ora? Menos 10. 50, menos 10. Continuamos. 11 menos 10, continuamos. Exactamente, perfecto. Queda abierto, interrumpo la grabación, la pongo en pausa y cuando reiniciamos continúo grabando, ¿sí? Ok. ¿Puedo andar ahora, Ana? Sí, okay. sí. Ok, allora. Sí, guardiamo quindi gli aspetti del verde verticale. Tra l'altro anche qui siamo a Buenos Aires, vedete questa bellissima realizzazione, l'ho usata come sfondo per spiegare appunto i vantaggi, le parole chiave che tocca il verde verticale. Innanzitutto anche in questo caso appunto riduce gli inquinanti atmosferici, come da queste pubblicazioni che confermano questa ipotesi. Ok, veamos aspectos del verde vertical. En esta foto estamos en Buenos Aires como fondo para explicar las ventajas del verde vertical y de cómo disminuye la contaminación ambiental. Anche in questo caso, appunto, funciona da isolamento termico. También en este caso funciona como aislamiento térmico. Ma la particolarità, la peculiarità del verde verticale è quello che è anche molto utilizzato per un isolamento acustico degli edifici, che possono anche essere molto, molto richiesto proprio per la rumorosità tipica delle città. Pero la particularidad que es muy importante es que este verde vertical es muy utilizado para el aislamiento acústico de los edificios por los ruidos normales de las grandes ciudades.
E poi viene molto utilizzato anche per esaltare l'icona di una città, questo è lo stemma di Pisa, o a volte utilizzato per, che ne so, per una ditta importante e rappresentare in verticale in questa maniera molto appariscente il logo di una determinata ditta. Además es muy utilizado en las ciudades, como es el caso del ejemplo del escudo de Pisa, y representaciones típicas de las ciudades. Ecco, andiamo a vedere un altro aspetto, che mentre il tetto verde ha comunque una visibilità, se vogliamo, ridotta, perché è visibile solo dall'alto, l'impatto estetico del verde verticale è assolutamente visibile ovunque, quindi cambia decisamente il volto delle città. Bien, veamos otro aspecto que mientras los techos verdes son poco visibles, el verde vertical en cambio tiene un efecto mucho más agradable a la vista, más accesible. Vedete quindi alcune realizzazioni in cui si cerca di utilizzare anche delle pennellate di colore, come in questo museo a Madrid. Veamos también algunas realizaciones que simulan pinceladas de colores, como este edificio en Madrid. E bisogna dire che in questo caso non entro nei particolari dei materiali utilizzati, perché ancor più dei tetti verdi, questi sono dei brevetti, ma in realtà voglio ricordarne uno, quello di Patrick Blanc, che è un po' colui che più è diventato famoso nel mondo per queste realizzazioni, che come vedete presuppongono un sistema di flusso idrico per gravità, che poi viene raccolta, viene riportata appunto in alto, e c'è un sistema di isolamento appunto idrico di questa struttura, e appunto prevede quindi pompe e materiali isolanti e substrati. In questo caso molto utilizzato è quello dell'idroponica, questa sorta di lana di roccia viene chiamata. Bueno, también es necesario decir que hay realizaciones como la que vemos de un famoso arquitecto, Patrick Blanc, que este señor utiliza un sistema de flujo hídrico por gravedad, y además, bueno, todo lo que es el sistema de impermeabilización, y el agua es luego nuevamente reciclada, subida y va regando, y el soporte que se utiliza es de lana de roca, que es muy frecuente su uso. Quindi andiamo a vedere alcune realizzazioni, è famosa nel mondo questa di questo museo a Parigi, appunto realizzata appunto da Patrick Blanc. Ovviamente lui utilizza dei mix di piante mediterranee e tropicali più o meno esigenti dal punto di vista idrico, ma si preoccupa soprattutto di creare un verde appariscente decisamente bello, come in questo caso che vedete nella foto. Ok, veamos algunas realizaciones como en este museo de París, en el que Patrick Blanc ha utilizado un mix de plantas, algunas tropicales, en donde, digamos, lo que él trata de crear es una composición de verde. Ci sono poi dei muri viventi dei giardini verticali che possono essere ispirati alla sostenibilità. Io in pratica ho cercato di trovare, anche in questo caso negli ecosistemi, delle specie che naturalmente crescono sui muri, come vedete a destra questo elicriso, e ho cercato di, come dire, di studiare proprio le specie, come vedete in questa pubblicazione, che possano dar luogo a un verde sostenibile. Quindi io sono andato proprio a cercarle nei muri, come appunto vedete in queste immagini della Cimbalaria muralis al centro, a destra
Leigeron carvischianus, eccetera. También hay muros, jardines verticales, inspirados en la sostenibilidad. Él ha tratado de buscar especies, de estudiarlas, aquellas especies que puedan lograr un verde sostenible, por eso ha ido a cosecharlas, a buscarlas a muros en donde las ha encontrado. Ci sono poi i giardini verticali indoor che hanno appunto un impatto estremamente positivo e che in questo caso devono avere una caratteristica non tanto di risparmio, perché in questo caso non è possibile, ma diciamo crescere in carenza di luce con il minimo possibile di lampade supplementari. Per cui in questo caso, come dire, predominano le specie, come si dice, da appartamento, che sono di origine tropicale perché crescono nel sottobosco delle foreste equatoriali, amazzoniche, eccetera. Ok. Después hay jardines verticales interiores con un impacto también muy positivo que tienen la característica de crecer en carencia de luz y con una mínima mínimos requerimientos de agua suplementaria y bueno, y las ha ido a buscar a lugares naturales, a sotobosques, etc. E quindi sono specie sciafile. Poi ci sono delle realizzazioni che appunto cercano di massimizzare questa emozionalità del verde. Qui siamo in un hotel a Parigi dove è indubbio questo tipo di vegetazione che veramente non può non essere notata proprio per la bellezza e per come fa sentire appunto in un ambiente naturale piuttosto che circondato dal cemento. Bueno, también hay especies y realizaciones que buscan maximizar la emocionalidad del verde y brindar un efecto de belleza, un efecto estético, inclusive, bueno, mayor que en los lugares naturales donde se encuentra. Un altro tipo di realizzazioni prevedono quello di inserire in uffici, in quanto è stato visto che in pratica questo verde tiene compagnia, rilassa, aumenta le capacità di attenzione e quindi è un qualcosa di rassicurante, molto importante, soprattutto per appunto quei lavori che vengono effettuati per giornate intere in un ufficio davanti al computer. Otro tipo de realizaciones prevén la inclusión de este verde vertical en oficinas con el objetivo de relajar la capacidad de atención de las personas, de tranquilizarlas, sobre todo cuando se llevan a cabo largas jornadas de trabajo. Ecco, e per finire, un'altra delle, come dire, delle mie idee per cercare di utilizzare delle specie locali è quella, per esempio, di imitare la natura attraverso l'uso, per esempio, di pteridofite, di felci, che ho cercato di collocare in verticale proprio per la loro attitudine a, come dire, a crescere in carenza di luce. Otra idea che él tiene de empleo de estas especies locales es la de imitar a la naturaleza colocándolas de forma vertical de manera similar a cómo se desarrollan en los ambientes naturales. E quindi, come vedete, l'indoor landscaping è ormai proprio una parola chiave utilizzata per, come dire, per creare una sorta di verde appariscente anche all'interno delle strutture e ha un successo in tutto il mondo, anche se sono realizzazioni decisamente più costose rispetto a quelle dei tetti verdi estensivi. Entonces una palabra clave es esto de que surja el verde
en lugares, digamos, inesperados, en lugares interiores y no solamente el verde extensivo. Ecco, andiamo a vedere però un altro aspetto che ci tenevo a sottolineare. Quindi, innovazioni urbane, abbiamo detto, abbiamo citato anche alimentari. Allora c'è da chiedersi, esiste una possibilità di fare orticoltura urbana con sistemi innovativi? In realtà io ho messo uno sfondo di una città europea normale dove non ci sono spazi ecologici, quindi di solito c'è un dualismo fra la campagna per coltivare e le città per abitare. Okay. Veamos otro aspecto a destacar, que es el efecto alimentario, por lo cual hay que preguntarse si es posible producir hortalizas de manera urbana con estos sistemas. Entonces hay un histórico dualismo que es la campaña, el campo para cultivar y la ciudad para vivir. En realidad, c'è stato poi una lenta transizione verso una orticoltura urbana, ma con un decollo improvviso. Vediamo quale. En realidad ha habido una lenta transición de la horticultura tradicional a horticultura urbana con un crecimiento improvisado, vuol dire con un momento donde mayor se expandió más. Questo momento è stato purtroppo questo lockdown. Io ho messo sullo sfondo Piazza dei Miracoli a Pisa, solitamente ricca di migliaia di turisti. Questa l'ho fotografata in una storica immagine in cui non c'è nessuno. Vedete le bandiere italiane alla finestra. È il lockdown che di fatto, vedremo dopo, ha creato un boom di orticoltura urbana, perché vedremo dopo che asseconda i desideri, soprattutto nei momenti di, come dire, di disagio come quelli che stiamo vivendo. Este momento, il momento del cambio, del crecimiento exponencial de la horticultura urbana, ha sido el año 2020. Por ejemplo, vemos en Pisa, que es una ciudad rica en miles de turistas tradicionalmente, y que ahora él ha podido tomar esa fotografía en la cual no se ve absolutamente a nadie. Es en este año entonces, que de shock que hemos tenido, en donde ha habido un boom de la horticultura urbana y, digamos, siguiendo los deseos de las personas por su estado emocional de orientarse a producir estas hortalizas. Allora, andiamo a vedere perché. C'è un aspetto pratico di sicurezza alimentare. È bello trovare ciò che ci serve vicino a noi, sul proprio terrazzo, nel proprio giardino, ma c'è anche un aspetto psicologico, e cioè di conforto durante la quotidianità, di come dire, fare qualcosa che ci piace, ci fa scorrere piacevolmente il tempo, piuttosto che stare alla TV preoccupati a vedere quello che sta accadendo. Bueno, perché si è dato questo? Por dos aspectos. Por un lado, el aspecto práctico de la seguridad alimentaria, entonces se ha buscado de producir en terrazas, etcétera. Pero por otro lado, no menor, el aspecto psicológico y de confort en la cotidianeidad que las personas han buscado para tratar de que el tiempo fuera corriendo de manera más placentera. E in realtà, vi dicevo, questo è stato un ulteriore boom, ma era già iniziato per un motivo, perché l'orticoltura urbana tocca un po' tante parole chiave ritenute importanti oggi: sicurezza alimentare, comfort urbano, impronta ecologica, perché magari diminuiamo gli sprechi, orticoltura terapeutica, paesaggio, chilometro zero, biodiversità urbana e sostenibilità alimentare. In realtà ha avuto entonces un ulterior boom, porque la horticultura urbana se centra en numerosas palabras claves
y estas son sostenibilidad alimentaria, biodiversidad urbana, producciones kilómetro cero, es decir, producciones locales, paisaje, horticultura como terapia, impronta ecológica, confort urbano, etc. Seguridad alimentaria. In realtà una pietra miliare che diversi anni fa come dire, ha cambiato un po' la filosofia diciamo di questa nostra quotidianità urbana è stato un libro, un bestseller, appunto la cosiddetta Dieta delle Mille Miglia di un autore canadese che proponeva di utilizzare alimenti prodotti non oltre le 100 miglia. Ok, en realidad la piedra angular de la alimentación ha sido un libro llamado La Dieta de las 100 Millas, de un canadiense, que proponía utilizar para la alimentación alimentos que hubiesen recorrido menos de 100 kilómetros. 100 millas, perdón. Appunto è stata seguita da organizzazioni no profit che hanno promosso appunto in Canada, a Vancouver, dove questa sensibilità diciamo alimentare ed ecologica è stata sentita, ha veramente dato un'impronta che poi è stata seguita in tutto il mondo. Ok, ha habido entonces organizaciones que han promovido esta impronta de consumo de productos locales, regionales. Quindi, en las áreas metropolitanas. L'esigenza di produrre alimenti nelle città ha dato luogo alla nascita di neologismi tipo chilometro zero, mercato del contadino, vendita diretta, orto a casa, mangia locale, coltiva locale e in pratica tornare all'antico, e cioè cercare di vedere in faccia il produttore e quindi cercare di non entrare in questa spirale del supermercato dove non sappiamo nemmeno da dove viene questo tipo di alimentazione, ma un tornare all'antico attraverso appunto una produzione molto più vicina a noi di alimenti. Ok, entonces se han dado lugar estas neologías, digamos, o bajo estas premisas que se está difundiendo el consumo de estos alimentos, como son huerta a casa, consuma local, comercialice localmente, coma en casa, tratando de volver al antiguo hábito de consumo de hortalizas. Questo boom è anche, come dire, testimoniato da, come dire, la transizione da attività vivaistiche professionali a hobbistiche. E in pratica sono stati coniati proprio dei termini, magari scritti nei libri, di agricoltura urbanistica, cioè proprio progettata per essere effettuata nelle nostre città. Este boom se ha testimoniado también a través de digamos, el impacto, el crecimiento de la actividad viverística, tanto profesional como también, digamos, por placer, como hobby, que ha crecido. Ecco, questa ditta, questa Otto Fruttifero, che è uno dei più grandi vivaisti italiani, produceva, diciamo, fino a 40 anni fa, fino all'80, al 1980, la maggior parte delle sue piantine per i professionisti, cioè gli agricoltori, e poco per gli hobbisti. Vedete che poi, già un anno fa, diciamo, come dire, era preminente, prevaleva la produzione hobbistica, per poi esserci stato durante il lockdown praticamente il 100% è stato venduto agli hobbisti, quindi noi in città che abbiamo un giardino, l'orto, dei vasi, e quest'anno, perlomeno qui in Italia, qui in Toscana,
era difficilissimo trovare delle piantine proprio per questa improvvisa, come dire, improvviso desiderio di fare orticoltura urbana. Esta empresa que vemos en la foto, que es una de las mayores empresas hortiflorícolas de Italia y uno de los mayores vigueros hortícolas del país, hasta 1980 producía la mayor parte de sus plantines para productores profesionales con fines comerciales. Y ya desde el año pasado creció muchísimo la comercialización de sus plantines para huerta familiar. Y dice que durante el año 2020, durante este año crítico, el 100% de la producción de plantines de esta empresa italiana ha sido destinada a la comercialización en pequeña escala para huerta familiar, por lo que es absolutamente difícil encontrar plantines por la gran demanda que hay en este momento en ese país. Quindi andiamo a vedere dove poterla effettuare. Allora, innanzitutto ci sono aree tradizionali, cioè a terra, in cui si possono fare nelle aree periurbane, ma sono un po' distanti e quindi meno adatte, anche se le superfici sono maggiori, oppure nelle aree urbane, piccole dimensioni, ma ottima fruibilità. Ok, veamos entonces dónde podemos llevar a cabo estas huertas urbanas. Por supuesto, en primer término están las áreas tradicionales, en donde es posible cultivar directo en tierra, pero hay otras opciones más. En realidad, quelle innovative sono quelle che più hanno avuto un boom, e cioè orti pensili e su balconi, su terrazze, su tetti, su pareti e su interni vedremo qualche cenno di un'orticoltura che si può fare anche direttamente in cucina. Ok, en realidad las innovaciones, las huertas innovadoras son las que más han crecido y son las que se llevan a cabo ya sea en balcones, en terrazas, en techos e inclusive en el interior de la cocina. Oltretutto, come dire, ci sarebbe anche un'altra classificazione da fare, e cioè la funzionalità, che non è solo quella alimentare, ma anche quella terapeutica, tant'è che molto spesso viene fatta orticoltura anche per persone portatori di handicap, per delle carceri, oppure gli orti sociali, che appunto hanno anche la funzionalità di, come dire, di interfacciarsi con persone che altrimenti magari non sanno nemmeno cosa dirsi e abitano magari nello stesso condominio. Ok, soprattutto è necessario realizzare otra classificazione en donde no solamente se tenga en cuenta la huerta para la producción de alimentos, como es el caso de cárceles o huertas sociales, sino también aquellas funcionalidades que se espera lograr, como es el efecto terapéutico que puedan tener, el efecto social. Quindi gli orti sociali in realtà sono un qualcosa di importante in tutto il mondo, tant'è che appunto ci sono delle terminologie come la Lot Garden in Inghilterra, nel Regno Unito, che addirittura c'è una legge che dice che l'orto è un diritto del cittadino e che quindi il comune deve fornire, se c'è un gruppo di cittadini che desiderano di fare un orto, di deve fornirgli delle superfici. Analogamente ci sono negli Stati Uniti dei community garden, cioè dei orti sociali, paradossalmente molto richiesti proprio, come dire, nei paesi più industrializzati, a conferma di questa nostalgia di una campagna ormai troppo lontana. Ok, las huertas sociales son importantes en todo el mundo.
Hay, digamos, en Inglaterra, por ejemplo, huertas sociales que se han llevado a cabo y por ley los municipios, si hay un grupo de ciudadanos que quieren hacer huerta, les deben brindar superficies. Estas huertas sociales son muy requeridas y confirma la nostalgia de la naturaleza que tienen las personas. E poi un esempio a Livorno di un orto sociale che ha avuto un grandissimo successo. Il comune ha destinato circa 2 ettari del territorio alla progettazione di un orto sociale che ormai è stato inaugurato 15 anni fa e in pratica ha avuto un gran successo di socializzazione e ha dovuto superare anche affrontare dei quesiti tipo che dimensione degli orti, come coltivarli ovviamente in biologico, a chi assegnarli, il costo di affitto e in pratica quello di evitare recinzioni e reti per evitare un degrado paesaggistico e di evitare appunto degli orti non interconnessi con gli altri. Ok, por ejemplo, en el caso de Livorno, hace más de 10 años que hay una huerta social muy importante de unas 2 hectáreas, el municipio debió destinar a este tipo de proyectos de huertas sociales que son muy exitosas, una superficie, y han tenido que establecer requisitos específicos de funcionamiento, por ejemplo, las dimensiones de 50 metros cuadrados, han dado, digamos, lineamientos de cómo cultivar con enfoque biológico, a su vez, un costo de alquiler han fijado y tienen establecidos toda una serie de requisitos para garantizar el mejor funcionamiento y que tengan, una adecuada, funzionamento entre los productores. Ok, e poi ci sono appunto degli orti in paesi in cui magari l'alimentazione può essere un problema, ci sono questi a Cuba, questi orti dei barrios, no? Che se non sbaglio vuol dire quartiere, o mi sbaglio, Ana, barrios? Y no está bien barrios. Ok, e quindi sono fatti, come vedete, con dei sistemi per rialzare il terreno, essere mescolato a materiale, appunto foglie, materiale organico, vegetale, e appunto fare degli orti low cost in città proprio per una esigenza alimentare. También hay casos de huertas en países subdesarrollados, como es el caso de Cuba, que tiene cultivos organopónicos, se llaman, Estefano. Son huertas hechas sobre elevadas, es decir, delimitados los canteros, con tierra, no solamente con tierra, sino que los rellenan con compost realizado con residuos de la actividad agrícola. Poi un cenno agli orti nelle scuole che appunto consentono di favorire la percezione, fare educazione ambientale, sfuggire alla realtà virtuale di computer, telefonine, eccetera, e creare felicità emozionale, vicinanza alla natura, e quindi è un qualcosa che in molti stanno cercando di sviluppare rendendosi conto che è proprio nelle scuole che attraverso anche queste attività si può realmente fare, predisporre per una sensibilità ecologica che altrimenti non viene percepita e non verrà mai imparata in seguito. Además, hay huertas escolares que permiten la educación alimentaria y crear felicidad en los niños, tener un efecto emocional positivo. Dice que en muchos lugares de Italia tratan de desarrollar estas huertas
ya que propiamente se considera que estos espacios educativos predisponen a una sensibilidad ecológica en los niños. Ecco, anch'io mi sono, tra virgolette, divertito a avere delle esperienze con le scuole. Mi ho inventato un giardino, un piccolo orto fatto con il Lego, in pratica coltivando delle erbe spontanee. Ho visto che c'è una risposta molto molto divertita e positiva di questi ragazzi. Él también ha tenido la oportunidad de divertirse con niños creando una huerta con ladrillos, con legos, la foto que vemos. E anche questo tipo di attività, di creatività, come dire, è divertente perché poi può diventare un gioco con i genitori, con i nonni, con gli amici, e quindi diventa anche un gioco, diciamo, con le piante. Ok, y también este tipo de actividades y de creación de cosas puede transformarse en un motivo de juego y de interacción entre niños y adultos. In un orto sensoriale che io avevo preparato per un'esperienza con i bimbi nelle scuole, gli avevo preparato questo tavolo orto dove effettivamente questi ragazzi hanno avuto proprio il divertimento di percepire appunto i profumi delle piante coltivate, di socializzare insieme per uno scopo comune. In una huerta sensoriale che él preparò in Pisa, che fu in realtà una mesa huerta, donde los niños tuvieron la oportunidad de divertirse, de sentir los perfumes y de socializar entre sí. Alla fine di questa esperienza mi ha colpito avergli chiesto di fare dei disegni per cercare di esprimere quello che è stata la loro esperienza, e mi ha colpito che appunto spesso hanno messo appunto il sole al centro dei disegni, a conferma che il messaggio era anche quello, che gli alimenti non sono altro che qualcosa che non cresce nei supermercati, ma cresce alla luce del sole, che quindi è un elemento che ci riporta appunto a non solo una sana alimentazione, ma anche un sano collocamento in un sistema ecologico che appartiene anche all'uomo. Al final de la experiencia le llamó mucho la atención porque les pidió hacer dibujos de la experiencia que habían realizado, y muchos de estos niños pusieron el sol al centro de su dibujo, indicando claramente que ellos sabían que estos vegetales crecen a la luz del sol y que es un sinónimo de persona sana ubicar el sol al centro de estos dibujos. Andiamo a vedere appunto dove coltivarle. In realtà appunto è nato anche un altro neologismo, top roof farming, e quindi non è un caso che proprio nelle città metropolitane come New York, Hong Kong, Tokyo, eccetera, nascono questi sistemi di coltivazione. Qui siamo a Chicago appunto, per coltivare degli ortaggi in cima appunto ai palazzi. Ok, veamos dónde podemos producir estas hortalizas. Y bueno, ha nacido ese neologismo, rooftop farming, que dice que bueno, es un sistema de producción en la parte superior de los edificios. Que diventano appunto un'area sottratta al riscaldamento del cemento, sottratta alla mancanza di biodiversità, e quindi diventa un'area utile per la vita dell'uomo. Ok, en efecto se transforman en áreas bueno, que disminuyen el calentamiento del techo, etcétera, los gastos de calefacción,
y se transforman en espacios útiles. Ecco, andiamo a vedere poi come è stata recepita in altre parti del mondo. Per esempio a Brooklyn c'è in pratica questo magazzino che addirittura è circa un ettaro e che appunto riesce a produrre degli ortaggi che poi vengono appunto commercializzati nel quartiere, creando, come dire, la soddisfazione di mangiare qualcosa che è cresciuto lì vicino, in particolare su questi palazzi. Veamos el ejemplo de otras partes del mundo, como es el caso de Brooklyn, donde hay espacios de hasta una hectárea que se dedican a la producción de hortalizas, que son comercializadas en esa misma, en ese mismo barrio o zona, con la satisfacción, brindando la satisfacción a los consumidores de poder consumir un producto local. Addirittura qualcuno è riuscito anche a produrre il miele addirittura nelle città, su questi tetti. Además, algunas personas han podido producir miel sobre estos techos. E poi questa moda è stata seguita anche in varie scuole, proprio anche per l'impatto di ecologia sostenibile, agricoltura sostenibile, quindi cercando anche sistemi di raccolta dell'acqua, sistemi appunto per appunto produrre alimenti intorno a sé. Y además esta moda se ha seguido por el impacto de la agricultura sostenible, los sistemas de recolección del agua, la posibilidad de producir en el lugar hortalizas. Quindi in tutto il mondo, ripeto, vedete, io ho messo le immagini in cui si vede che a Hong Kong, a Tokyo, a Parigi, a Boston, a Stendhal e a Filadelfia ci sono proprio delle realizzazioni che magari possono essere sconosciute, ma sono una realtà in divenire sempre più importante. En todo el mundo entonces hay realizaciones en todos los países que ustedes ven ahí, Holanda, Estados Unidos, Japón, que hay realizaciones entonces que son una realidad, aunque puedan ser desconocidas para muchas personas. Una particolarità è anche quella proprio dei ristoranti nel centro urbano di fregiarsi di poter avere una piccola produzione magari di specie aromatiche o di lattuga e ortaggi da foglia prodotti sul proprio tetto, e questo crea appunto un sorprendente fascino nel consumatore. Una particolarità è la de los restaurantes en los centros urbanos, en los cuales se trata de producir algunas aromáticas, algunas hortalizas de hoja para su propio consumo. Hortalizas kilómetro cero, que sería. Ecco, addirittura in alcuni casi vengono effettuate queste produzioni di ortaggi da foglia, soprattutto con sistemi idroponici, come si vede da questa immagine scattata a New York. Además, en algunos casos se producen hortalizas de hoja con sistemas hidropónicos como el que vemos en este caso en un techo en Nueva York. Ecco, può essere sorprendente, ma addirittura si può anche produrre ortaggi con serre che sono state edificate sul tetto proprio per chiudere il ciclo durante i vari periodi dell'anno, in pratica quelli freddi. E vediamo che sono riuscito a trovare immagini di realizzazioni a Montreal, a Vancouver, quindi appunto in Canada, negli Stati Uniti, in Pennsylvania, sia a New York che appunto in questa città della Pennsylvania. Ok. Puede parecer sorprendente, pero además sobre los edificios es posible producir hortalizas en invernaderos, como es el caso de Canadá, etcétera, las imágenes que está mostrando.
Addirittura a Parigi un'area degradata appunto è stata riqualificata con un progetto di un edificio serra, come vedete molto appariscente, molto anche gradevole, che è stata chiamata Torre degli Orti Urbani e ha avuto lo scopo di riqualificare un po' il paesaggio e anche l'attività dei cittadini che potevano avere degli spazi per coltivare qualcosa in questa Torre degli Orti. Además, hay ejemplos como el que vemos en París, en un área que estaba degradada, que se la recalificó, se la, digamos, se mejoró su posicionamiento, creando invernaderos sobre los edificios, como esa torre que vemos, que revalorizó el paisaje. Questi sistemi di orticoltura verticale sono stati uno degli aspetti più, affrontati anche nell'Expo mondiale del 2015, che era appunto stata fatta a Milano, in cui si vede come un po' in tutto il mondo si cerca di trovare dei neologismi come vertical farm, zero acreage farming, e che vogliono dimostrare che anche in città gli spazi ecologici possono servire per la sostenibilità dei circa 8 miliardi di abitanti di una terra che magari potrebbe non avere più spazi per creare alimenti. Este sistema de horticultura vertical ha sido uno de los aspectos más afrontados durante una exposición global que hubo la Expo 2015 en Milán, en donde se vio claramente cómo en todo el mundo se buscan neologismos parecidos, que hacen referencia, por ejemplo, a vertical farm, en donde lo que se busca en realidad es brindar sostenibilidad a ciudades, en algunos casos de 8.000, no sé, millones de habitantes, ciudades muy grandes. Ecco, addirittura in alcuni è stato anche studiato un sistema di, di movimento di questi pannelli modulari per orientarli il più possibile verso la luce. Questo era un sistema appunto americano, a testimonianza di quanto si stia evolvendo questa direzione del vertical farming. En algunos estados también estuvo exhibido sistemas de movimiento de paneles acompañando la luz del sol, demostrando cómo es posible brindarles mejores condiciones al crecimiento a este tipo de especies en esta situación. Poi ci sono sistemi anche di rapida realizzazione con pannelli modulari che possono essere collocati ovunque. También hay sistemas de rápida realización como el empleo de paneles modulares que se pueden colocar en cualquier lado. E ci sono poi sempre più, più studiati e proposti anche dell'orticoltura indoor farming. È molto, molto attrattivo, no? Immaginare una cucina, come in questo caso, con un piccolo giardino verticale di specie aromatiche. Ok, hay también muchos estudios y propuestas respecto de lo que es la horticultura interior, como el ejemplo que vemos de la cocina con un pequeño jardín de aromáticas al alcance de la mano. Ok.
Ci sono poi delle recenti novità che in pratica diventano una sorta di elettrodomestici, e cioè queste strutture per fare dei microgreen che oggi vanno moltissimo e quindi ci consentono comunque di avere un apporto di sali minerali, di vitamine, di pigmenti vari importanti e magari cresciuti proprio nei nostri edifici, quindi indoor. Además, una reciente novedad es el empleo de microgreens que aportan vitaminas, minerales, sales y que se pueden también obtener en el interior de la vivienda, en la cocina, por ejemplo. Ci sono poi appunto dei privati che, come dire, cercano di brevettare delle piccole soluzioni semplicissime come questa. Questa è un privato che ha brevettato un sistema semplicissimo che però consente anche, come dire, un'autoalimentazione idrica e quindi di poter fornire l'acqua una volta alla settimana, producendo comunque, come vedete, una biomassa di ortaggi non trascurabile ma importante. Hay además personas y empresas privadas que buscan patentar sistemas, inscribir sistemas de producción sencilla, como el que vemos en la foto, que producen, les permite lograr una biomasa interesante. Ci sono poi dei semplici tavoli orto che in pratica anche questi stanno entrando un po' nei grandi magazzini dove si vende un po' di tutto, a testimonianza appunto di questa esigenza di poter appunto coltivare in piccoli spazi che uno si crea nel balcone o all'interno degli edifici. También hay sistemas sencillos como canteros y macetones que demuestran que es posible cultivar estos alimentos a nivel familiar. Ecco, poi ci sono dei sistemi appunto self-made molto semplici, di cui ne riporto uno in particolare, questi pallet che in pratica possono essere utilizzati per essere, come dire, riempiti di terriccio, di substrato o di terra, semplicemente messi in verticale e poter fare un piccolo orto anche con una piccola. También hay sistemas simples como los de hágalo usted mismo, por ejemplo, en la foto, pallets que pueden ser llenados con tierra y utilizados para realizar una pequeña huerta. Ci sono poi addirittura dei semplici sacchi come contenitore che sono stati appunto pensati, utilizzati, sono molto molto pratici. También hay sistemas sencillos de bolsas como contenedores que son muy prácticos. E un esempio è anche quello di questa piazza della principessa Berlino, aperta parentesi, i tedeschi sono molto, molto biofili, sono molto legati ai problemi anche di, come dire, di riciclaggio di materiali di scarto, e appunto hanno usato materiali di scarto come Tetra Pak, casse di plastica, sacchi eccetera, per fare degli orti in questa piazza, che dimostrano quindi di come si può trovare una soluzione positiva a un qualcosa negativo che sono appunto i rifiuti, oggi ormai diffusissimi. Y un ejemplo es el de esta plaza en Berlín, el Jardín de la Princesa, en la cual se ha reciclado materiales de descartes y utilizado para realización de una huerta, es decir, entonces, que es una demostración de cómo es posible encontrar soluciones positivas a un problema serio como es el de los residuos. Ecco, ci sono poi delle cultivar
a mio avviso, che sono ideali per un tipo di orticoltura urbana, no? Per esempio, questa è una zucchina chiamata trombetta di Albenga, che in realtà è curioso che possono avere un duplice effetto, cioè ornamentale e anche appunto alimentare. Quindi c'è questo tipo, questa è la lagenaria, un altro tipo di zucca, quindi si può giocare moltissimo anche nella scelta di una biodiversità che è magari calza proprio perfettamente per questo tipo di utilizzazione urbana. E hay también cultivares ideales para lo que es la horticultura urbana, como es el caso de los zucchinis de Albenga, que tienen un doble efecto ornamental y alimentario, lo mismo que otros tipos de zapallos, que es la foto de la izquierda, en los cuales se puede entonces jugar con la biodiversidad. Infatti io arrivo un po' alle conclusioni in cui appunto ritengo che in tutti questi esempi che abbiamo fatto il verde urbano è una strategia per riconciliare l'uomo con la natura. È questo il motivo per cui ho cercato di mescolare citazioni di carattere agronomico, ambientale e addirittura di psicologia, perché lo scopo è quello di utilizzare appunto la biodiversità e l'innovazione tecnologica per vivere meglio nelle nostre città. Bien, en efecto, llego a las conclusiones y quiero indicar que considero que el verde urbano es una estrategia de reencuentro del hombre con la naturaleza, es decir, de la, un encuentro de la biodiversidad como una estrategia de desglobalización. Infatti mi piace che questi aspetti sono proprio tutti citati in testi sempre più numerosi, magari di città del futuro chiamate biofiliche, in cui si cerca di essere più vicini alla natura e soprattutto più vicini a una biodiversità non globalizzata, ma una biodiversità appunto che ci appartiene, che ci contraddistingue con la biodiversità di altri paesi del mondo. Estos aspectos son cada vez más citados en textos vinculados a los aspectos biofílicos, en donde el hombre trata de estar cerca de la naturaleza y a una biodiversità como instrumento de desglobalización. Ecco, mi piaceva poi fare un cenno sulla biodiversità alimentare da utilizzare in città. In realtà, cioè, il fatto di coltivare in maniera molto personale consente di, cioè, stimola la coltivazione di qualcosa di particolare, e quindi di coltivare la cosiddetta biodiversità dimenticata, cioè vecchie cultivar, qualcosa che in pratica è particolare come colore, come tipo di utilizzazione, e ci consente quindi di giocare, divertirsi, di scambiare i semi, di socializzare un po' con tutti coloro che hanno voglia di giocare a questo gioco della orticoltura urbana. Quiero referirme a la biodiversidad también utilizada en las ciudades por, de una manera más personal, donde las personas que cultivan esta biodiversidad tienen la posibilidad de también considerar especies olvidadas que le brinden diferentes tipos de colores, que puedan ser utilizadas de diferentes maneras, intercambiarse semillas e interactuar. Ecco, e infatti mi piaceva appunto sottolineare che veramente il picco del divertimento di questa orticoltura urbana è quella di utilizzare quegli ortaggi che al supermercato o non si trovano, non li conosce nessuno. Io in questo libro che
di cui ho fatto una piccola parte, un piccolo capitolo di questa rooftop agricoltura, ho cercato di evidenziare come può essere un motivo per coltivare tutte quelle specie, quelle cultivar dimenticate, tipo la carota nera, tipo fagioli particolari, insomma ortaggi introvabili che però noi possiamo trovare i semi, divertirci a coltivare qualcosa di inusuale, come per esempio il cece nero, che è questo messo al centro. Quindi diventa un gioco che ci consente anche poi di creare poi delle realizzazioni gastronomiche, magari invitare persone con gusti, tradizioni e innovazioni assolutamente richieste proprio per diversificare la nostra quotidianità globalizzata. Ok. Un aspecto che quiero destacar es que en el pico de la diversión que podemos lograr con estas huertas urbanas es la posibilidad de utilizar semillas que o no se conocen o no son fáciles de encontrar. Él ha citado este libro que hace referencia a muchas especies hortícolas raras, que evidencia cómo estas huertas pueden ser el motivo de cultivar especies olvidadas que no son fáciles de encontrar, como es el caso de la zanahoria negra, los garbanzos negros, bueno, ahí tienen un kale especial, un brócoli romano especial. Es decir, que es posible realizar preparaciones gastronómicas innovadoras y recuperar tradiciones también innovadoras. Quindi, tornando invece all'aspetto di quel verde ornamentale, dei tetti verdi, verticali che abbiamo detto, voglio sottolineare ancora una volta che queste città biofiliche che possono essere progettate per il futuro possono attingere appunto a quella biodiversità che è stata chiamata appartenente a delle ecoregioni, cercando di applicare il detto di un famoso architetto di oltre un secolo fa, cioè di pensa globale, agisci locale. Ecco, io vorrei che questo fosse un po' il ricordo di questa chiacchierata, che noi si affronta un problema globale, e cioè il benessere, il paesaggio, la biodiversità, cercando di appunto attingere a ciò che possiamo reperire, quindi la biodiversità locale che poi ci contraddistingue. Ok, yendo a aspectos de los techos verdes, quiero también subrayar la importancia de las ciudades biofílicas, de las ecorregiones, y que hay que tratar de aplicar, digamos, todas estas técnicas, y subrayó un concepto de esta persona que es piensa global, o sea, y actúa local. Piensa global y actúa local, buscando esta biofilia con el paisaje. Ecco, per queste realizzazioni volevo un po' sottolineare una criticità, e cioè che noi siamo agronomi e magari possiamo essere anche in parte botanici, magari non siamo architetti. È importante una convergenza, che ritengo sempre più importante, di un confronto fra queste figure di agronomi, architetti, botanici, per fare una ricerca multisectorial. Ok, quiero subrayar un aspecto crítico, y es que somos, si bien los presentes en la clase, los alumnos y docentes, son agrónomos, pueden ser botánicos, es importante que se dé una convergencia entre agrónomos, arquitectos y botánicos. E un'altra criticità è soprattutto quella che
Qualcuno di voi mi potrebbe giustamente chiedere, ma tutta la biodiversità che abbiamo visto, abbiamo studiato, eccetera, non è reperibile poi sul mercato. Quindi un ruolo importante per l'affermazione di questa biodiversità wild che abbiamo visto, abbiamo proposto, è quella di una collaborazione con dei vivaisti, appunto in contatto con agronomi, architetti e botanici, per poter fornire questo materiale con una sorta di accordo precostituito, perché ovviamente il vivaista non coltiva ciò che poi non sa come utilizzare. Okay. Otro aspecto critico es referido también a que, bueno, más allá de toda la diversidad que no es factible de ser encontrada en el mercado, un rol importante para la expansión de la biodiversidad silvestre se trata de la colaboración con los viveristas para que ellos puedan abastecer el mercado de materiales. Entonces, los viveristas tienen que también tomar conciencia del potencial que tiene toda esta biodiversidad silvestre. Quindi, in pratica, il mio messaggio è quello che uno potrebbe anche chiedersi: se questi mini ecosistemi, tetti verde, verde verticale, eccetera, possono essere in realtà un surrogato, cioè una natura falsa, o che cosa? Ecco, a mio avviso sono e dovrebbero essere una sorta di ponte che unisce l'ecosistema urbano con quelli naturali. Ok, es decir que en la práctica el mensaje es que uno puede preguntarse si estos mini ecosistemas pueden ser simulados o pueden ser naturales. Y él dice, él cree que en la práctica debe ser un puente, una comunicación entre los ecosistemas naturales y los ecosistemas urbanos. Y ritengo que una innovazione che al momento non c'è è quello di poter avere una tracciabilità di tutto ciò, di quella biodiversità wild che utilizziamo in città. Perché la tracciabilità non l'abbiamo mai, ma questa tracciabilità, per esempio, sapere che una specie viene da questa bellissima Sardegna che ho messo sullo sfondo, porta consapevolezza e quindi porta biofilia e quindi un piacere ulteriore non solo per quello che si vede, ma per quel territorio, quella storia del territorio che sappiamo è l'ambiente di origine di questa biodiversità. Considera che è innovador producir también perché de esta manera podemos lograr una trazabilità della biodiversità silvestre, tener un conocimiento de las áreas de procedencia y de esta manera llegar a la biofilia también. Entonces hay que conocer de dónde viene cada especie para tener ese conocimiento y esa comunicación. Y quindi in pratica, ecco, quello che a mio avviso vorrei dire in sintesi di tutta questa chiacchierata, che questo urban greening, questa nostra chiacchierata che abbiamo fatto, non è altro che una sfida che sarà interpretata da tutti quelli che vorranno farlo per implementare nelle nostre città appunto biodiversità, paesaggio e benessere, e portare appunto questa biodiversità accanto a noi, visto che siamo nostalgici di queste bellezze della natura che vediamo ormai pressoché solo in cartolina. Io quindi ho rispettato le 3 ore di tempo, grazie a tutti per l'attenzione e niente, se ci sono delle domande, dite Ana come gestire questi 5 minuti, forse 4 che ci sarebbero. Perfetto. En la práctica, dicho lo último que dijo, quiere decir que en síntesis el verde urbano
constituye o representa un desafío a implementar en nuestras ciudades para generar biodiversidad, paisaje y bienestar y, evitar un poco esa nostalgia de la naturaleza que a veces se produce dentro en las ciudades. Bueno, él agradece a todos, ha tratado de respetar el horario y los invita a que le hagan las preguntas que necesiten o que quieran realizar. Vamos a si dejar tienen... Stefano, perché non lasci di compartire? Così ti vediamo meglio. O ci si vediamo. Tienen alguna sì. Consulta? Allora, interrompi condivisione, ok. Ok, ora ecco. Si tienen alguna consulta, por el chat me avisan y habilito el micrófono y así lo hacemos más dinámico. ¿Alguna pregunta? Los invitamos que prendan las cámaras, así después cuando terminamos le damos un aplauso a Stefano. Intanto saluto Patricia Bazan che vedo collegata, un abbraccio. Benissimo. Bene, allora se non ci sono domande, non tienen ninguna pregunta, chicos? Chicos, ¿alguna consulta? ¿Una consulta? Bene. Bueno, nos han estado acompañando desde San Luis, Tapalqué, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, desde Uruguay, así que les agradecemos a todos por habernos acompañado. Sabemos que es difícil el horario, pero muchas gracias. Ahí veo también de Alvear, de Norberto de la Riestra, de distintos lugares. Muy importante. Bueno, tantissime grazie Stefano, veramente la tua presentazione è stata molto buona, veramente un messaggio interessante para todos nosotros. Te agradecemos muchísimo, ti ringraziamo per la predisposizione. E allora, le facciamo un... le hacemos un applauso. Grazie Stefano. Grazie mille a tutti, è andato tutto bene, non è andata via la luce e quindi sono contentissimo. Ti mando allora il PDF nel caso che possa interessare a qualcuno. Ok? Ok, dice che oggi había una tormenta grande in Pisa e tenía miedo che se le cortasse la luz, por suerte no pasó. Él nos va a enviar el PDF de su presentación, así que todo aquel que lo quiera lo va a poder, bajar del sitio de la facultad, donde también se va a subir por YouTube la charla. Así que bueno, gracias a todos y a los alumnos de horticultura, nos vemos en una hora.